prova ad avere un mondo nel cuore e non riesci ad esprimerlo con le parole. Della vita da camionista, cos'è secondo te? È un lavoro, per me è un lavoro. È solo un lavoro. Passione? Niente passione, non ti piace viaggiare, vedere posti, conoscere Oddio. Gente? Non mi piacerebbe stare in catena, diciamo, però lo faccio, però non è che a fine settimana mi manca, anzi. Poi gli ho chiesto perché lo fa. Se non c'è il viaggio, cioè un lavoro che ti passa il tempo, insomma, cioè, non è monotono. Perché mi piace il tuo lavoro? Perché si guadagna un po' di più, va bene che si lavora anche un po' di più, diciamo, però fare l'operaio tante volte non ti fanno fare neanche gli straordinari, se non c'è più un po' più di soldi, logico che va a cercare un lavoro, certo c'è più responsabilità, però io non ce l'ho nel sangue, cioè nel senso, per me il camion venerdì sera lo parcheggio e basta, se ne riparla lunedì basta, poi dovete sapere che lui è figlio d'arte, nel senso.
senso che suo papà aveva i camion, suo papà faceva il camionista, non sempre ma quasi il camionista, negli ultimi anni anzi faceva anche il meridione, quindi viaggiava anche con la macchina in rimorchio. La mia storia da camionista, ma io mi ci sono trovato, cioè, mio papà c'aveva il camion, ho fatto la patente e via, cioè, è che... però io non ce l'ho nel sangue. Cioè. Gli ho chiesto se fa questo lavoro perché gli piacciono i camion, se c'è passione, e lui mi ha risposto così. Non è che ci abbia tutta sta passione, anzi, non è che ci faccio le modifiche al camion, no? Vabbè, non hai la passione del camion, diciamo, personalizzato, però ti piace questo lavoro? Sì. Andare in giro, queste cose qua, ti piace? Sì, no, sei sempre da solo. Fai degli orari, devi sempre stare attento alle ore di guida, questo e quell'altro, spiegherò alla gente, non è che tanto faccio adesso. Però... non è che ci diventi male. La pausa l'ho finita, 32 minuti, perché lasciamo sempre qualche minuto in più. Posso anche ripartire, da qua ci vogliono... da vuoti 2 ore e un quarto, da carichi un po' di più, perché i pesi sospesi, come li chiamo io, con il materiale che porto, sulle strade con le rotonde, le buche così, bisogna andare con cautela. Possiamo mettere in moto e partire. La strada ci chiama. A dopo, ciao ragazzi. Modifica del tratto interessato. Tutti i mezzi di soccorso sono già sul luogo dell'incidente. Possiamo dare dei per... Thank you.
tempo ad arrivare, ma non ho fretta oggi, tanto so già che devo star fuori, quindi non c'è problema, è un viaggio un po' più rilassato del solito. Adesso facciamo l'unica vera salita di questo viaggio, questa qua che la pesa un po' a Tafano, piano piano andiamo su. Sulla piccola, adesso provo a chiamare Chiodi, vedere da che parte butta stamattina, così faccio quattro chiacchiere con il primo. Buongiorno! Oh, buongiorno, è la Monica! Chi credevi che fosse? Non lo so, ho sentito squillare il telefono, ho detto vediamo un po' chi è. Vediamo un po' chi è. Allora, come va? Sei tornato dalle ferie? Sono già tornato dalle ferie, ieri sono tornato, ho fatto una osta e oggi io faccio un viaggio di quelli che piacciono a me. Ah, dove vai di bello? Vado giù ad Avellino, giù, là, sì, dove ci sono i profumi del sud. Tutto bene? Sì, dai, sono qua sulla piccolina in direzione Sassoferrato, ti faccio tribolare tutti perché vado piano piano, piano piano, rispetto i limiti, c'è i 50. Ah, ma sei carico alto? Solito. Le solite bobine sui trespoli e andiamo pianino. Vabbè, dai, porteranno pazienza. Ormai sei una veterana di quella strada, quindi. Insomma. Ma tu ti scopala di notte, solo che oggi è capitato così. Di solito la faccio di notte l'andata, a me non c'è nessuno. Perché è tutta curve contro curve, ma quello sarebbe anche il meno, il problema sono le buche. Le buche e la strada sconnessa. Messo tutti insieme, curve, strada sconnessa, buchi. Vabbè, ci risentiamo fra un po'? Più tardi. Va bene. Ciao Monica, buona strada. Ciao. Va bene, ciao. Ciao. Hai capito il Chiodo che va a farsi un bel giro da Avellino? Ha aperto lui, fa un bel giro un po' diverso. Non che qua non sia bello, Però ogni tanto cambiare strada. Va bene anche quello.
Quanto fare una strada così piena di buche, di pazzesco. Guarda, il camion che fa così. Questa ditta
vediamo un po'. Per cui fa riferimento sono le cuffie d'oro, allora si può essere battuti dalla pina. Allora, in ribalta ci sta un bilico, quindi la ribalta qua. Ondeggia, ondeggia! Aiuto! Guarda, ma che buche! Ma io non dico su palle, guardate che buche! Ma vero? Sarà la seconda volta che arrivo che non c'è qua nessuno. Arrivati, sono le 11:21 minuti, 2:31 dalla Bevano. Vado in portineria a fare le etichette. Ci vediamo dopo. Ciao, bye. Ero lì a fare le etichette. È arrivato uno dietro di me. È arrivato. Era lì. Qua tutto il giorno. Non so come le sue etichette erano già pronte, sono arrivato dopo di me, non so come mai. La famiglia ha detto entra pure. Guarda un po'. Guarda un po' dov'è. Guarda. Vedi? Vedi dov'è? È arrivato al posto mio. Perché? Sai te? Io no. Meno male che ha detto uff, devo stare qua tutto il giorno. È passato davanti. Visto come si fa? Così si fa. Vabbè. Non mi cambia niente perché tanto oggi non ho le ore per andare a casa. Però dovevate vedere la faccia quando gli ha detto vai vai. Lì si è partito come un missile, è partito. Ma si vede che ha la precedenza. E allora 5 minuti dopo ero già sotto, aspettava. Vabbè, nel frattempo vi faccio vedere. Io dopo carico quelli. Quello è il mio viaggio di ritorno. Per la cronaca sono andata là e gli ho detto hai visto? Hai visto che non devi aspettare tutto il giorno? Ah ma, mi ha detto lui di andare. No ma lui non si è mica fatto scrupoli di dire ma c'era lei prima. No no, figurati. Anzi, era lì che mi chiedeva quanta roba hai su, quanto tempo ci metti? Che palle, devo stare qua tutto il giorno, uff, 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 così faceva. Dopodiché non porto mai le etichette prima di salire in ribalta io, stavolta le ho portate. C'è il bilico quasi pieno, c'è su più roba di me. Aspettiamo, perché tanto non mi interessa più di tanto ormai. A casa non ci andavo comunque, devo stare fuori, eccetera, eccetera, però... Che colleghi, scusate, metterò il bip. Proprio dei bei colleghi abbiamo. Se possono fregarti il posto a scaricare, stai tranquillo che lo fanno. Vabbè. Speriamo che non facciano pure la pausa del mezzogiorno, perché sennò mi tocca stare qua fino a 1:30. Visto che tocca aspettare, andiamo. Ho preparato ieri sera l'insalata, che più olio, olive.
puntata, anche perché pensavo di stare qualche ora fuori dal cancello, invece vabbè, va bene così. Buon appetito. Scaricato e caricato, adesso aspetto che va sull'aria. 4 ore in peso, mezz'ora a aspettare quello lì che scaricava e mezz'ora a scaricare e caricare io. Scaricato sull'aria e poi ce ne andiamo a fare le bolle e poi si parte per il report. Vado a chiudere le porte. Perché gioco a dire anche le macchine passano. Sono arrivata che erano 11:20. Era 1:10. Ce ne andiamo. Faccio 11 ore di pausa perché tanto è inutile che parto prima. Adesso mi butto giù un po', che anche stanotte sono partita presto. E niente, ci vediamo alle prossimine. Buona strada, che vivo sempre. Ciao, bye. Bacioni a tutti, ciao.